La crisi innescata dalla pandemia ha dimostrato il bisogno, la necessità di più sostenibilità e la fase della ripartenza deve far registrare un'accelerazione lungo gli indirizzi green già intrapresi da aziende e comunità. È la valutazione di Filippo Rodriguez, responsabile Sostenibilità Italia di Enel. Intervenendo nel dibattito sviluppato al Salone della CSR e dell'Innovazione Sociale, Rodriguez comincia con il sottolineare come sia ormai vitale per le aziende superare definitivamente la convinzione errata che imponeva di considerare la sostenibilità come un costo. Bisogna ribaltare un momento il paradigma di cosa si intende per sostenibilità, nel senso che per molto tempo la sostenibilità, soprattutto da alcune imprese, fortunatamente non la nostra, è stata percepita come un costo. Noi sappiamo che non è così, che la sostenibilità è un investimento e è un investimento che ha dei ritorni molto importanti. Investire in, puntare su investimenti sostenibili vuol dire poter rispondere in maniera più rapida, più efficace a quelli che sono gli shock e a quella che è la crisi. Il coronavirus ha dimostrato che aziende come Enel, che per esempio in pochissimo tempo si è potuta permettere di mettere al sicuro la salute dei propri dipendenti facendoli lavorare per esempio da remoto e smart working, sono degli strumenti utili per poter reagire in maniera pronta, in maniera efficace a questi grandi shock. Sostenibilità come investimento dunque, ma in che direzione? Il ruolo di grande operatore nel settore strategico dell'energia mette Enel al centro di aspettative e interessi da parte di stakeholder diversi, portatori di interessi diversi, anche contrastanti, soprattutto nell'attuale fase di transizione energetica. La sostenibilità ha svariate dimensioni, no? Ovviamente la dimensione che per prima è stata trattata soprattutto dalle aziende come Enel è stata la sostenibilità vista da un punto di vista ambientale. Non dobbiamo dimenticarci che c'è anche una dimensione sociale della sostenibilità. La trasformazione in atto nel mondo dell'energia, nel mondo del mercato elettrico, in questo momento la transizione energetica è talmente tanto radicale che ovviamente un'azienda come Enel deve anche occuparsi e preoccuparsi del fatto che questa trasformazione abbia un impatto positivo anche sulle persone, siano esse clienti, siano esse lavoratori del settore, e quindi la trasformazione da un paradigma di energia convenzionale a nuovi investimenti su energie rinnovabili, che è il nostro obiettivo finale, è una delle attività, e le persone sono al centro, siano esse clienti, siano esse dipendenti, siano esse ovviamente anche i nostri fornitori. Nel periodo 2020-2022 Enel ha in programma investimenti per 28,7 miliardi di euro, la metà circa dei quali per perseguire la strategia di decarbonizzazione. 3. Le linee di impiego. Nel breve periodo ovviamente noi investiremo sostanzialmente, io definirei 3 macro filoni per quanto riguarda il parco di generazione. Quello che stiamo dicendo è la trasformazione da un paradigma che è il paradigma dell'energia convenzionale, quindi le grandi centrali che noi abbiamo sul nostro territorio, che da qui ai prossimi anni verranno sostanzialmente sostituite da energie rinnovabili, quindi parliamo fondamentalmente di ovviamente il nostro idroelettrico, il solare e l'energia eolica. Ovviamente l'ammodernamento e la digitalizzazione delle reti, che sono i grandi abilitatori di questo sistema, e poi tutti quello che sono i nuovi business che sono gestiti dalla nostra business line Enelix, quindi parlo per esempio della mobilità elettrica, che forse è quello più celebre, ma anche tutti quelli che sono gli interventi, la cosiddetta smart home, quindi tutti i servizi che vengono offerti per esempio ai nostri clienti per le loro case. Il 2020 segnato dalla pandemia ha però imposto a tutti, anche ai grandi gruppi, un ripensamento complessivo delle proprie strategie. In questo scenario le scelte in prospettiva sostenibile vengono rallentate o accelerate? Quest'anno segna senz'altro un'accelerazione, nel senso che la crisi ci ha dimostrato che c'è bisogno ancor più di sostenibilità. Dobbiamo investire ancora di più in queste tecnologie, innanzitutto perché investire per esempio in energie rinnovabili vuol dire anche essere meno dipendenti da quelli che sono gli shock internazionali. Quindi c'è assolutamente bisogno di nuovi investimenti, c'è assolutamente bisogno di spingere ancora di più. Noi stiamo andando nella traiettoria e sulla strada giusta. Misura per valutare quanto gli obiettivi di sostenibilità siano entrati realmente nel DNA di un'impresa e non siano solo definiti importanti ma di fatto ancillari è la distanza gerarchica dei manager e delle funzioni di CSR e sostenibilità dal CEO e dal CDA delle aziende.
La nostra è una struttura dove la sostenibilità e gli affari istituzionali sono insieme, proprio perché crediamo che il rapporto con il territorio, quindi con le amministrazioni locali e la sostenibilità siano stretto contatto. Io riporto al responsabile degli affari istituzionali, che è anche il capo della sostenibilità, e al country manager Italia, Carlo Tamburi, che è il responsabile di Enel Italia. Quindi in realtà è una linea di comando molto corta. Il bello della sostenibilità è che la sostenibilità in realtà è dentro a tutte le attività del business, quindi in realtà i miei interlocutori sono i responsabili di tutte le business line, siano esse la distribuzione, la generazione, i nuovi business, la mobilità elettrica, le rinnovabili. Quindi in realtà noi siamo un, come dire, elemento a servizio di tutte le varie attività di business.